me da lástima. Questo si chiama Angelo, ganso o ansato. Correggo Angelo, è una gallina di Guinea. La povera femmina. Vedeva la coda prima? È rimasta lì. Buona colazione. È la prima colazione. Gli 8 meno 9 meno 9. Per portare un ricordo di Chiara in Italia. Fatto è che quando la strada è così, sempre che si viene rotta. Io finalmente c'è una strada. Vada signora, se non la riprendo. Centro commerciale di Playa del Carmen. Sempre qui Chapelle. Cosa?
là, partono da qua per andare a Cozumel. Così sei, sei in controluce clamorosa. Quinta Avenue di Playa del Carmen. Sentimi? Partiti ormai da circa un'ora da Playa del Carmen, ci stiamo dirigendo a Copa, primo sito archeologico della nostra visita dello Yucatán. La strada è praticamente un rettilineo continuo, poche macchine, il nostro super driver ci è venuto a prendere stamattina alle 7:30. Inizio e Isa che già hanno fatto la loro prima litigata del mattino. Come va? Tutto bene? Abbiamo lasciato la strada centrale, una specie di autostrada, e al bivio per Punta Allena abbiamo preso per Copa. 47 km, la strada decisamente meno bella di quella precedente. Siamo arrivati al pueblo di Copa e questo è il lago di Copa e di Macanspop. Un dei due. Pare che ci siano ancora giaguari e coccodrilli in questa zona. Oltre a tucani e parecchi tipi di uccelli. Cadi subito, Angelo, aspetti un attimo. Pronti? Ah, il suo mi freghi anche la cosa! La bicicletta, ma Dio! Nido di termini. Ecco le piccole termini in questo grande nido. Male, male, male. Pietra di copertura, non conoscevano la chiave, ecco la chiave. Cosa? Tocchi? Nell'epoca di mai non conoscevano il cemento, però anche pensavano in legno.
canto della pelota. Una fotografia del... Maradona ha imparato qua? Come? Maradona ha imparato lì? No. No. Anche al gomito. Tutto il sano protettore. Tre parti al corpo con il sano protettore. Intemporata anche. Vai. Non andate? Parti, dai Enzo. Vai. Fai tu il capogita. Ci vediamo a Copa. Ciao. Arrivederci. Dopo, nel ritorno ci vediamo. Arrivare alla parte su. No, si vede un tempietto qua. No, oggi. Molto. Una parte al ginocchio con il suo protettore e alla cintura. Ecco che arriva anche Enzo. Come andate? Ottimo! E mal di sella? No, di culo. Ben arrivate ragazzi, si parte per Cicianizza. Bella questa guerra. Già nato alla cenotte di Radio Dolito. C'è quella delle bambole. La foto non dice assolutamente niente. Che fai Andrea? Hanno un po' dei dosti d'ori. Noi li chiamiamo. Un paese? Limpide, limpide. Avete qualche pregunta? Dietro? Qualche pregunta? Così da arrivava tutti lì a mangiare. Dove pesce gatto? Pesci gatti quelli. Sono... Vabbè, l'abbiamo visto in tutta la sua vita. Sempre. Tu devi vedere. L'abbiamo con oggi. Qualità ragno. Delle vie centrali di Valladolid, città coloniale, anche sì, di coloniale veramente. Come giù la ha dato la loro impronta.
cattedrale. Invece di tutti quei cartelli che ci indicano l'efficienza. Vuoi salire? Vuoi salire? E fu costruito sopra un... Allora la nord è quella lì. La piattaforma. Vieni tranquilli in avanti, Angela, non hai problemi. Non hai problemi, vieni in avanti tranquillo. Aspetta, che è modo è portarlo. Portarlo. Preso del famoso tappeto messicano del campo di Pelota. Bellissimo giaguaro. Piazza delle mille e una colonna, la una che chiude. Per poter dire, il sagrato della chiesa. Il sagrato della chiesa. Mi è scappato il lavoro. Invece di che cosa? Guarda come è venuto. Due templi, il tempio del nord e del nord.
là. Vedi, è una piattaforma. Pure curiosa però. Non ho mai nessuna paura. Poppa, se ci sei, ci sei. Vieni che sei bello. Tutto bene, José Luis? Tutto bene. Tutto bene? Molto faticati, eh? Riposato? È un albero di Natale fatto di che? Italia. Paglia, no, paglia. Abbiamo appena terminato la visita a Chichen Itza e ci stiamo dirigendo a Mérida, un itinerario assolutamente fuori programma. Yucatan, Mérida. Siamo entrati a Mérida alle 17 e no. America. Cos'è questo? Castel Pueblo. Casa della Pietra. Ragazzi, si di balzare. Il governo del governo. La Hamahor a Merida. Adesso. Che fai? Volete una pulizia alle scarpe? Vai, che ho detto. La próxima semana también tendremos reunidos con ustedes, hoy porque ofrece esta gama de actividades en donde va pasando. Y bueno, bueno, vamos a empezar a poner. Mi par di far capodanno. E così Angelina è riuscita a farsi il suo carretto anche a Mérida. Ok. Hotel Panamericano Mérida. Hotel Panamericano. Teniamo qua, no? Marti. Los Almendros. Bello, bello caldo, guarda. Ecco, tutto lì, niente. Top 2. Un altro top 2.
Mettiamo in costume. Pannucci. Salsucci. Pollo asciutto. Questa è la ripresa del magnifico. Ok. Cubre quattro distinti spai. Para el paraíso. Shankar. Shankar, donde comienza el paraíso. Es por eso es llamado Siankar. En la parte sur, en la región llamada Ultipú, Mahahual. Esto es el árbol del chique capote, árbol de la chica. Y posteriormente ser llevado a campos chicleros. Posteriormente, ¿sí? Sí, esta es la más resistente. Palma. Lleva de 40 guano. Años antes de ser cambiada. No le por eso estas o llamadas también orquídeas, orquídeas silvestres. Seguimos un poquito más. Algunos otros tipos. Este es el árbol del pinino, pero es una malaria. La ciencia de Acarte, pues en vez del árbol del la... más recientemente, el parasita es el hombre vecino, ¿no? Ah, no es el primo cactus que lo ayuda también. Ed ecco l'immancabile papaya, anche quella messicana. Perché è tutto un ballare unico. Il tasso sostiene la seggiola della macchina. Hai visto il ballare? Eh? Le farfalle gialle grosse. Dammi un altro sguardo, guardami. Ciao, sto evitando una buca. Ok. Lo fanno uscire, eh? Mio caro Enzo? Non farlo uscire di strada. Lui, una bucca. Devo fotografare? Ecco, questo è stato una rana. Salto e alzare la sua bandiera. E le tartarughe? Questa zona.
a caccia di delfini e di tartarughe come in Madagascar con le balene. Com'è andata? Vinto? Com'è andata? Distrutto? No, che fondo sono. Vedo una roba rossa sotto il collo. Sempre l'ultimo momento. Sempre l'ultimo momento. E non litigate che sto riprendendo, ragazzi, sennò poi vi sentono tutti. Il richiamo del maschio. Tu riprendi. Prendi la testa, eh? Oh my god. Guarda come si comporta quello lì. È come quelli delle Galapagos. Sì, sono quelli delle Galapagos, esattamente. Andate qui a meritava la passeggiata solo. E per i capelli anche, per diventare antico e bianco biondo. Dove chiamava per... Tutto bene, Luis? Tutto bene? Benvenuti a mi casa qui. Buon appetito, ragazzi. Grazie. Donna d'agosto. Che picche hai, Enzo? Che picche hai? Very good. Yeah? Wow. I pescatori. Ci rituffiamo nelle mangrovie. Sto riprendendo parte della si è fermato, nostra si è fermato. Avventura. Finito definitivamente. Ma non lo so. Alla sfida c'è il nostro salvatore, che già di voi saranno tornati. Vorrei essere in questo momento che si è davvero sicuro. Vediamo il benato nome del nostro eroe. Guarda, 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 guar
Come si chiamano, José, hai detto? Valladore. Valladore de Papantla. Questo forse è il tempio degli affreschi. Pitture murali. The birds they sing at the break of day. Start again. I heard them say. Don't dwell on what has passed away. Oh, what is yet to be? Inizio in avvicinamento. Che bello. Guarda che spettacolo, Enzo. They will be fought again. Mi sto facendo una ripresa, eh? C'è il Pelican. Il Pelican lo vado a prendere dopo. Sembri una perfetta Maya. Per altezza in maniera particolare. Piano piano, piano piano. Anche in televisione. With the love. Free climbing a Tulum. E lo share. Always. When the thing you plan. I will understand always. Days may not be fair. Always. Si sta rifacendo. Yeah, but that's when I'll be there. I'll wait. Posto. No, no, aspetta, aspetta. Angelo, fai un braccio. Not for just an hour. Not for just a day. Not for just a year. Always. I said that I'll be loving you.
pezzo di adesso io sono una caccia di tartarughe la laguna molto bella. Helping hand, I will understand. Always. A 10 metros vamos a ver otro nivel de agua, que empieza el agua salada. That's pretty cool. Vamos a llegar al final de la caverna y regresamos. Sei fuori un po', ma lo sei sott'acqua un casino. Un eroe che si prepara per la grande avventura. Ai nipoti. Ok, ciao Ciccio. Ciao. Senti, se ti riprendo nella caverna è buio cosa? Viene bene? Ok. Sei già pronto? Not for just a second or a minute or an hour. Not for just the weekend. And a sheep down in the shallow. Not for just the summer and the winter going sour. But always, always, always. Ciao. Un salutino per tutti noi. Angelo, saluta. Okay, if you don't want to quit, let's try it one more time. Oh, so right now we just covered the first time. The first time we left with you. Oh. The next time, we're going to put some of the rest of it. Leave it alone. La camera, la playa del camera. When the thing you've planned needs my helping hand, I will understand. I will understand. Always, always. The days may not be fair. Always. Don't worry, baby. That's when all. Just an hour. Not for just a day. Not for just a year.
fiddle, fiddle, something so sublime. All the women tear their blouses off, and the men they dance on the polka dots. And his partner found, and his partner lost, and it's hell to pay when the fiddler stops. It's closing time. And the polka dots, and its partner found, and its partner lost, and it's hell to pay when the fiddler stops. It's closing time. Not well lonely, we're romantic and sad, at least with acid and the holy spirit's crying. Where's the beef? Swimming naked and the summer night is fragrant with a bright expectation of relief. So we strode and we staggered down the snakes and up the ladder to the tower where the blessed hours chime. And I swear it happened just like this, a sigh, a cry, a hungry kiss. Gates of love, they buzz an inch. I can't say much has happened since, but closing time. Closing time, closing time, closing time. I swear it happened just like this, a sigh, cry, a hungry kiss. Gates of love, they buzz an inch. I can't say much has happened since. Can't say much has happened since. Can't say much has happened since. But closing time. For your beauty, but that doesn't make a fool of me. You were in it for your beauty too. Ultima scena da Playa del Carmen prima di partire per l'Italia. Il tramonto, la spiaggia deserta, il mare che ci cura qualche cosa che non sappiamo perché parla male, e vediamo il tramonto, il nostro viaggio.